Buongiorno Presidente, colleghi senatori. Siamo alla conclusione del calvario che sta portando alla chiusura della manovra qui al Senato, dove verranno messi in croce gli italiani. Periodo di 40 giorni durante il quale la cozzaglia di governo, tenuta insieme esclusivamente per andare contro qualcuno, contro la Lega, contro Salvini, senza avere una vera progettualità a lungo termine, dove quotidianamente i gruppi politici della sinistra stellata se le sono suonate di santa ragione, sfociate nella tarda mattinata di ieri, dopo la maratona notturna della Quinta Commissione Bilancio, dove i rigurgiti del fascismo della sinistra si sono manifestati verso la fine della seduta, quando davanti a tutti, che ne sono testimoni, alcuni senatori, fra cui Ferrazzi ed Alfonso, aggredivano verbalmente relatori, banco della Presidenza e colleghi della maggioranza di scopo. Ancor più vergognoso se a mettere in atto è fra i tanti colui che è stato Presidente di una Regione. Il tutto alla fine poi condito e suggellato con scatti fotografici riparatori, adornati di abbracci e sorrisi, alla stessa maniera di quando si nasconde la spazzatura sotto il tappeto, perché nessuno possa vedere, ma che poi si possa sentire per la puzza che emana. Ricordo bene, come dal programma Le Iene, la senatrice Taverna quando lanciava dal palco le invettive contro gli esponenti del Partito Democratico, con parole impossibili che qui non potrò citare in Senato, quando gli diceva, poi sostituite alle Iene, amici, preziosi, siete delle perle, dobbiamo governare, sono diventate ora, per la poltrona, contro Salvini. Ma veniamo ai contenuti della manovra. Parto come sempre da esempi del mio territorio, dalla mia Verona, perché è là che posso toccare con mano. Ma ovviamente di esempi simili ce ne sono su tutto il territorio nazionale. Saluto il sindaco di Nogara, comunità sulla quale insiste un'importante azienda, un sito produttivo, la Coca-Cola. Saluto tutti gli operai, lavoratori e dirigenti che ho incontrato al di fuori del contesto delle aziende, camionisti, aziende logistiche e vari rappresentanti dell'indotto. Lo stabilimento di Nogara, in provincia di Verona, rappresenta una risorsa importante per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio della Bassa Veronese e regionale Veneto. Sono oltre 2.400 i posti di lavoro, diretti e indiretti, generati nella regione grazie all'attività del sito e oltre 5.800 le persone il cui reddito di lavoro dipende parzialmente o totalmente dalla fabbrica di Nogara. Inaugurata nel 1975, è diventata, grazie ai continui investimenti, anche il primo sito per capacità produttiva in Europa. Nelle motivazioni che io propongo per che venga ripensata con gli emendamenti che ci saranno in aula nella giornata di lunedì, a togliere questa tassa, e le motivazioni sono quelle di Assobibbe, di cui non cito tutto per non dilungarmi, ma le stime di una tassa sulle bevande analcoliche in Italia comporta meno 10.692 posti di lavoro, più del 30% di contrazione delle vendite, meno 740 milioni di euro, meno 127 milioni di euro per la contrazione delle entrate sull'IVA, meno 196 milioni per la contrazione del gettito delle tasse da lavoro e reddito. Le piccole e medie imprese subirebbero effetti più gravi e meno sostenibili. Circa l'80% passerebbe da un utile a una perdita, con anche un risultato operativo negativo. Di un import, quindi, conseguente di bevande zuccherate a costi bassissimi dall'estero, che anche se poi tassati avrebbero prezzi concorrenziali causati dalla scarsa qualità e controllo dei prodotti, e a rimetterci sarebbero gli italiani più indigenti, che non possono permettersi le bevande zuccherate che diventerebbero più costose. Questo governo, con la sua maggioranza,
potrebbe dar luogo a un'altra sciagura come quella dell'Ilva per le molte aziende che potrebbero chiudere. Arrampicandosi sugli specchi, durante le sessioni di bilancio, la maggioranza addirittura ha affermato che la tassa sullo zucchero è per tutelare la salute, menzionando i diabetici. Scandalosa affermazione, perché allora dovremmo tassare i gianduiotti, i maritozzi, i babà, i cannoli siciliani, tutti i prodotti che riguardano la nostra pasticceria italiana. In realtà questo conferma la loro incapacità in una politica di sviluppo del paese, solo capaci di mettere le mani nelle tasche degli italiani per far quadrare i conti. Aggiungo un altro esempio sempre della mia Verona e saluto il sindaco di San Giovanni Lupatotto. A Verona, e riporto il caso tratto dal quotidiano Repubblica del 2018, caso Melegatti, azienda storica con 125 anni di vita. Testualmente leggo dall'articolo: la Melegatti rinasce per la terza volta in 2 anni e si prepara a riportare i pandori nei supermercati per Natale, grazie in parte a una linea di produzione installata in un'azienda veneta di San Giovanni Lupatotto e al lievito madre salvato da Matteo Peraro e Davide Stupazzoni, 2 dipendenti che l'hanno tenuto in vita gratis nell'ultimo anno di crisi, guadagnandosi oggi una campagna spontanea dei social network che spingono per premiarli con la nomina a cavalieri del lavoro, a cui è seguita una maratona fatta di persone famose, di persone semplici che hanno aiutato questa azienda veronese che ha rappresentato il tessuto produttivo italiano, perché di aziende ce ne sono tante in Italia, dove la simbiosi fra dipendenti e lavoratori è unica, è caso di eccellenza nel resto dell'Europa, perché voi vedete, voi di maggioranza, vedete sempre nelle aziende gli imprenditori come dei ladri ai quali mettere tasse e minacciare con le manette. C'è il rischio che la tassa sulla plastica sia solo una tassa che vada a gravare sul sistema industria, senza cambiare veramente le abitudini della gente, ha detto il coraggioso imprenditore vicentino Giacomo Spezzapria. Sono imposte occulte, più simili all'IVA. Le conseguenze delle tasse green preoccupano le imprese italiane. Sicuramente non ci facilita il lavoro, ma ce lo rende più difficoltoso. Sperano gli imprenditori che venga utilizzato il buonsenso dai politici. Aggiungo buonsenso che manca alla sinistra stellata. E poi c'è anche la tassa su cartine e filtrini. Tassa che rimarrà già in vigore in questo momento, che darà adito al mercato nero, che sottrae alle casse dello Stato 800 milioni all'anno. E qui a rimetterci saranno sempre più indigenti, coloro che il pacchetto di sigarette non possono permetterselo e quindi devono arrotolare la sigaretta. Chiudo la mia nota polemica e critica ringraziando tutto il Parlamento che mi ha onorato, ha onorato il mondo femminile per un provvedimento fortemente voluto. Ringrazio il Governo, ringrazio i relatori, la Commissione Femminicidio e tutti i capigruppo politici a livello di Commissione Bilancio e anche a livello di Aula, perché è stata accolta la mia proposta di rendere obbligatorio l'esposizione del numero antiviolenza in tutti i locali pubblici. Avevo presentato un disegno di legge condiviso con l'allora maggioranza di governo, con il capogruppo Romeo Patuanelli e la senatrice Maiorino. E mi sono messo in gioco sapendo che nella legge di bilancio avrei perso la paternità di questo disegno di legge, ma c'è un'emergenza grave in corso nel nostro territorio. È un bel segnale quello che abbiamo dato, anche per la recente ricorrenza che c'è stata sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ringrazio tutti e penso di essere portavoce per tutti e per augurare un buon Natale a tutte le donne. Grazie.
Grazie, senatore Giuliani.